Compagnia di San Paolo si occupa di ricerca scientifica. All'interno della ricerca scientifica uno dei problemi è la divulgazione poi dei risultati della ricerca. Molti erano gli enti, le associazioni che in un modo o nell'altro si occupavano di ricerca scientifica e della divulgazione che Compagnia di San Paolo sosteneva. Ecco, la sfida è stata quella di cercare di metterli insieme, cercare di condividere dei programmi sempre con questo minimo comune denominatore della comunicazione per raggiungere quelli che sono i target più deboli in termini proprio di comunicazione della scienza, che sono i ragazzi, che sono il target sempre più ampio. Ecco, questo era il nostro obiettivo, mettere tutti insieme questi soggetti, condividendo dei programmi, facendo delle iniziative molto eterogenee fra di loro ed investendo anche in questo caso molto sui bambini. È un tema molto importante per Compagnia di San Paolo, lo facciamo già con tantissime altre iniziative e iniziative come quelle di oggi sono proprio imperniate sul cercare di raggiungere questo obiettivo di mettere in comunicazione, di comunicare ai bambini in modo così bello, così facile, che cos'è la scienza e come funziona il nostro cervello e in questo caso il collegamento fra il cervello e il movimento.